www.monitorpoli.it, un articolo bellissimo di Data Room di Milena Gabanelli, che poi riporto qui alla fine del viso. Truffe online, le truffe che ingannano anche manager, commercialisti, ecco come. Io ho riportato tutto, ma l'aspetto che mi ha incuriosito di più dice che sottraggono a persone anche di una certa cultura, di una certa professionalità, e quindi cos'è che attrae, dice. Questa così esca, dice che si fondono queste truffe sulla più antica delle esche psicologiche, la prospettiva di un guadagno sostanzioso e molto rapido, quindi guadagno, greed is good, come dicevano in un famoso film. Fare truffe informatiche annunciate nel 2022 in Italia riguardano il trading online, con l'acquisto e vendita online di azioni e titoli finanziari. Ma questa minoritaria tipologia rispetto ad esempio all'e-commerce, terreno del 59% dei raggiri, ha fruttato alle bande criminali l'80% del bottino. Di tutte le frodi, 93 milioni di euro su 116 complessivi. Le denunce sono state 3.057, vuol dire che ogni vittima ha perso circa 30.000 euro, ma sono statistiche, sono molto di più nel male sommerso. Questi sono i dati dell'Associazione Italiana Informatica, che raccoglie i maggiori esperti del settore. Qui vi portano esattamente quali sono le fasi di approccio della telefonata che di solito arriva dall'estero, le tre fasi, come dicono, dell'inganno, del gatto e la volpe. E il copione è sempre lo stesso. Qui si parla anche di somme dai 250 a 300 mila euro, professionisti, manager, pensionati, tutti attratti da una sola cosa, guadagno sostanzioso e molto rapido. La Gavanelli finisce il suo video dicendo una cosa molto ovvia e molto semplice, che nel mese dell'educazione finanziaria, che è ottobre, noi ripetiamo da anni, non affidate i propri i vostri soldi, il frutto dei vostri risparmi, del vostro sudore, a persone che non avete mai visto. Mi telefonano dall'Inghilterra, da Cifro, e affidate i vostri soldi a persone mai viste. Questo è il consiglio che viene dato. Non affidate i propri soldi al gatto e alla volpe. Una buona lettura, alla prossima!